questa, diciamo, esposizione è stata più che altro montata seguendo un filo logico, che è quello della decadenza dell'uomo. Decadenza, comunque, a livello di come fine, comunque, legato alla ricerca della libertà attraverso la solitudine. Niente, questi sette scatti, tralasciando comunque le note tecniche che sono state appunto decadenti, in tema comunque con la mostra, e niente, abbiamo parlato di questo, diciamo, tema che comunque ogni uomo dovrebbe, diciamo, intraprendere, questa ricerca. Niente, partiamo dal primo scatto, che è una citazione di Così parlò Zarathustra, è appunto tratta dalla lanterna. E qui, comunque, avete sentito di quell'uomo folle che ha acceso una lanterna. Appunto, in questo scatto io volevo dimostrare come l'uomo abbia perso tutti i propri valori. Quindi, leggendo comunque la citazione, andiamo a vedere come abbiamo potuto, diciamo, uccidere Dio. E niente, possiamo passare comunque al secondo scatto, dove attraverso, diciamo, questa perdita di valori l'uomo si diciamo rifugia nella superficialità. Comunque è stata ripresa attraverso questo manichino, che penso che dall'espressione e dal giubbottino che indossa dimostri come l'uomo sia consciamente e, diciamo, nell'anima triste. Però che fuori, comunque, attraverso, diciamo, i vestiti, tutto, dimostri quello che è appunto una maschera. Ecco, è questa una maschera. Questa foto invece ci parla, diciamo, è stata più che altro un po' difficile da far rientrare all'interno del concetto, ma era una nostra, diciamo, particolare, se lo vogliamo chiamare, un flash, ecco, nel gergo comunque giovanile. È stato un flash, parla attraverso, diciamo, questa citazione di Pirandello della trappola, e lo scatto è chiamato appunto la trappola. Se noi vediamo attentamente questo scatto, andiamo a vedere che questi, diciamo, rami formano una mano che avvolge, che stritola, ed è appunto la morsa della morte. Passiamo allo scatto successivo. Questa qui invece è una citazione molto bella di Nietzsche, che è trattata appunto dell'eterno ritorno. L'eterno ritorno, questa comunque, per piccole note curiose, è la mia ragazza che, mentre fumava, comunque il viso comunque assorto è perso nella riflessione su come questa, diciamo, distruzione dei valori dell'uomo sta andando all'odorare dentro l'uomo, la società. Qui questo scatto è invece proprio pessimista. È la vita è una continua lotta per l'esistenza, con la certezza della sconfitta finale. Posso dire che siamo al pessimismo nello stato puro. Sì. Non cosmico, però ci avviciniamo. Qui i valori cristiani penso che sono molto lontani. Sì, molto lontani. Niente, questa foto voleva, diciamo, dimostrare come questo conflitto, questa, diciamo, perdita di valori ha portato appunto la società alla distruzione in sé. Non, cioè, la costruzione, l'evoluzione è stata portata, è un paradosso, con la distruzione che c'è dentro di noi. Infatti lo scatto si chiama Macerie. Niente, questo scatto invece, il penultimo del tema, parla appunto attraverso questa citazione di Pirandello, e lo scatto chiamato Maschere, e appunto parla della maschera, la maschera che la società mette, la maschera che l'uomo, diciamo, ha bisogno di indossare per non mostrarsi veramente, perché l'uomo è una persona, parlando nel senso generico del termine, non facciamo tutta l'erba un fascio, sia una persona vuota oggi in questa società, un essere che ha bisogno di queste maschere, di queste, diciamo, incasellamenti per essere qualcuno.
Quindi mi sembra di capire, Sebastiano, che, sì, che l'uomo non è più al centro dell'universo, se non ho capito male, no? Da quello che vedo, dai tuoi scatti, dai tuoi flash, penso, sì, che siamo alla decadenza dello stato puro, no? Sì, 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 sì. Siamo all'ultimo però scatto. Però qui invece, ecco, ti sorprendo, questo scatto non è uno scatto pessimista. Nonostante la citazione sia di Schopenhauer, comunque, che sia, diciamo, annoverato tra gli annoiati, pessimisti, questo stato dà molta speranza, è il peregrino solenne. Allora, la citazione di Schopenhauer dice che chi non ama la solitudine non ama neppure la libertà, poiché soltanto quando si è soli si è liberi. Questo stato è molto speranzoso perché alla fine del tema tu trovi diciamo, cominci il viaggio. Durante tutto il tema tu hai capito e ti sei reso conto, uomo che dovrebbe comunque intraprendere il suo viaggio, hai capito dove sta il problema, e nell'ultimo strato tu speranzosamente lo vai a intraprendere attraverso la solitudine per riscoprire la libertà. Questa, Sebastiano, questa è la tua personale. Sì, questa è la tua prima mostra, non credo. No, questo è il mio primo lavoro. Ah, bene. Questo è il mio primo lavoro. Spero comunque di essere partito. Quanti anni hai? 23 anni. 23 anni a settembre, sì. Sei militellese? Sì. Studi? Sì, a novembre dovrei laurearmi in infermieristica. Bene. Speriamo bene. Sei di Militello, abbiamo detto, vivi, sì, a Militello? Sì, vivo a Militello, studio per conto di Messina all'università, comunque la sede distaccata di Caltagirone. Quindi questa, diciamo, è una tua passione, quella della, sì, foto? Sì, sì, è una mia passione che mi porto indietro da un bel po' di anni, che comunque ora ho materializzato. Basta lasciare progetti a casa, diciamo che attualizziamo. Facciamo un passo avanti. Concettualizziamo e, diciamo, mettiamo in pratica quello che sono le nostre passioni, le nostre, diciamo, tutti i nostri ideali, così.